Mattei, 3-0 era quello che serviva per ripartire dopo tre sconfitte, ma anche una bella prestazione di sostanza da parte della squadra. Sì, diciamo che in un momento comunque di un pochino di difficoltà abbiamo fatto un'ottima partita, tre punti molto importanti per la classifica e più che la classifica un spirito giusto e un modo di giocare giusto. Ovviamente non è tutto perfetto, ma noi cerchiamo di fare il nostro meglio e credo che lo stiamo facendo. Se qualcuno alla vigilia aveva qualche dubbio sulle tue condizioni, hai risposto in campo con una grande prestazione. Beh, diciamo che un po' di fatica dopo gli ultimi due partite di 5 set che ho fatto c'era, però sto riprendendo e guardiamo avanti. Dal 2008 qui, se ti avessero detto qualche anno fa che avresti festeggiato un titolo di MVP con tuo figlio in braccio... È una bella cosa e sarà per me sempre, sempre più bello e più bello avere dei momenti del genere. Di ciao a tutti, fai ciao con la manina. Ciao! Ti mancava solo il primo tempo da attaccare, poi questa stagione hai attaccato qualsiasi tipo di pallone. Sì, esatto. Sono felice perché ho fatto un ruolo. Comunque io adesso ci siamo alternati a fare in centrale per tre giri. Sono felice di aver provato questa esperienza. È andata anche discretamente, è arrivata la vittoria. E non si sa mai, magari anche un palleggiatore. Io spingo al coach, ma credo che sia impossibile. Però va bene così, dai, siamo felici per la vittoria e andiamo avanti. Al di là del tuo ruolo, era una risposta da parte del gruppo che si attendeva e puntualmente è arrivata? Sì, è arrivata. Abbiamo giocato una gran partita. Non è stato facile appunto perché ci mancano due centrali di spessore, però siamo riusciti diciamo a fare a meno di loro, ecco. Magari con qualche altra squadra un po' più fatica, come è già capitato con Perugia, però Taranto ha giocato una partita super, ci ha messo in difficoltà dal primo al terzo set e noi comunque siamo riusciti a reagire in modo giusto e abbiamo portato a casa i tre punti. Adesso di nuovo pensiero alla Champions. Ora pensiero alla Champions, una partita difficilissima, importantissima. In un campo molto ostico come Cannes, proveremo appunto a fare il nostro meglio e a portare a casa questa qualificazione, possibile qualificazione che non è scontata, ecco. Angelo, alla vigilia partita assolutamente non scontata, penso che quindi a maggior ragione ci possa essere soddisfazione per la prova di squadra, anche per come i ragazzi hanno saputo interpretarla. Sì, sicuramente sì, perché è chiaro che parliamo di due squadre oggi un po' in emergenza, loro mancava un giocatore importante per la costruzione del gioco, noi due giocatori che sappiamo che lì al centro della rete insomma, si fanno sentire, sono dei giocatori di esperienza soprattutto per quel che riguarda le bande che venivano utilizzate di più da questo palleggiatore qua e quindi il rischio c'era che magari prendessero il ritmo e questo lo potessero utilizzare al servizio dove tutti e tre hanno caratteristiche importanti, le hanno sfruttate poco, sia per la bravura dei miei ragazzi sia perché magari oggi non hanno fatto una grande giornata e questo ci ha consentito di fare un cambio palla abbastanza fluido in tutte le rotazioni.